La prima squadra della zona bianca contro la prima nella zona rossa, questo è il tema principale di un Locri San Cataldese incandescente. La partita per larghi tratti ha fatto vedere un buon Locri che è riuscito ad arginare il buon giro palla della San Cataldese, ma non è bastato il doppio vantaggio affinché la squadra Maranto potesse portare a casa 3 punti che avrebbero avuto il gusto della salvezza. Ed anzi, ora, sotto il profilo psicologico, complice la seconda rimonta in 7 giorni, la bilancia pende sicuramente in casa nissena. Per andare alla partita, il primo a fondo è degli Amaranto all'ottavo minuto con Carbone che si invola verso l'area avversaria ma si allunga alla sfera. Al 21° minuto una punizione di Libri chiama Franza all'intervento di pugno, al 26° arriva il gol. Ci prova Carbone che viene smorzato in calcio d'angolo dalla bandierina Vallibri, il quale batte e trova la testa di Strummo che incorna l'1-0. Il gol galvanizza gli Amaranto che subito dopo tessono una trama con la rosa Carbone e Panitteri, ma la palla termina fuori. Sono solo le prove per il 2-0 ed è proprio la rosa a segnarlo al 36° minuto con una bellissima discesa che termina con una staffilata che regala emozioni a tutto il Macri. La Rosa infatti è un figlio di Locri ed ha perso da poco il papà che è stato allenatore di calcio. Gli ultimi sussulti del primo tempo al 41esimo sugli sviluppi di una punizione battuta da Ficarrotta, Longo anticipa il compagno di Stefano e sul gong c'è una palla mandata alta da Trombino. La ripresa vede subito Franza al terzo minuto messo in difficoltà da Passanante, al decimo è Gambino a tentare il colpo ma la palla finisce in calcio d'angolo. Passano 3 minuti e la San Cataldese accorcia. Discesa di Ficarrotta, la palla viene messa in mezzo e c'è il tocco di Sicurella che dimezza lo svantaggio. Il Locri in realtà non si scompone dal 33esimo, è incredibile lo spreco di Caruso. Al 39esimo invece è De Marco a non concretizzare uno spunto personale. Il Locri dopo questa azione di fatto scompare e sale in cattedra ulteriormente Ficarrotta che al 42esimo aggancia e tira senza trovare il gol. All'inizio del recupero invece il giocatore siciliano ingaggia un duello con Pellegrino che termina con una doppia parata, la seconda delle quali vale un'accoppiata di calci d'angolo. Sul secondo corner i siciliani ottengono un calcio di punizione somigliante ad un angolo corto. Sulla battuta di Montalbano nessuno si preoccupa di Calabrese e alla fine il risultato diventa 2-2. Adesso per il Locri ci sarà da affrontare in trasferta il Redivivo Rotonda, mentre per la San Cataldese ci sarà da ricevere al Valentino Mazzola la Cireale. Mister, io ho diciamo 3 domande. La prima, è stato credo importantissimo recuperare Condomitti. Oggi è stato buono l'impatto di Condomitti e effettivamente utilizzare un centravanti, tra virgolette vero, come Trombino ha dato ordine in attacco. Partiamo diciamo dalle cose positive. La seconda cosa positiva, le distanze restano invariate perché comunque la San Cataldese era la prima inseguitrice della zona playout e lì per il momento resta. La terza è però, lei la settimana scorsa mi ha detto bisogna sentire dentro il non voler prendere gol su palla inattiva, non basta più questo perché è impossibile pareggiare in casa una partita al 95esimo perdendosi completamente la marcatura del giocatore che poi ha segnato. Un'analisi giusta, non si può, ci vuole più cattiveria in quelle situazioni, stare più svegli, leggere che magari c'era uno dietro che stava arrivando per il tiro. Bisogna crescere in queste cose qui, però poi è difficile anche dalla panchina intervenire. Poi sì, Gianni chiaramente Condomitti è un elemento importante che sicuramente ci può dare una mano, perché obiettivamente non avevamo rischiato niente, perché anche il primo gol a difesa schierata, quindi mi viene difficile commentare questa partita, perché se finiva 4-0, 5-0 non c'era niente da dire. Invece la San Cataldese ha avuto quella determinazione in più che ci manca a noi. Speriamo di ripartire dalla prestazione, dalla concentrazione del primo tempo, perché poi siamo... Se siamo questi, allora riusciamo anche ad avere continuità di risultati, che è quello che ci manca in questo momento, perché dobbiamo essere bravi a cercare di muovere sempre la classifica. Continuiamo a lavorare per cercare di limare questi difetti che abbiamo. L'ultima domanda, almeno per me. Visto che al comunale non si riesce a dare continuità con le vittorie, si è vinta soltanto la partita con Roccella, a questo punto la prossima settimana, sabato, domenica, ancora non si sa, con Rotonda non è neanche possibile pensare di andare per il punto. Noi per il punto con nessuno giochiamo, noi giochiamo sempre per vincere. Penso che
che almeno noi le partite le prepariamo sempre ed esclusivamente per cercare di vincere, non mai per pareggiare, perché non, per come la penso io, non gioco mai per pareggiare, voglio giocare sempre per vincere, quindi anche domenica prepareremo la partita per cercare di andare a vincere, quello è fuori di discussione. Mister Milanesio, una reazione incredibile della sua squadra, non vi siete mai scomposti, avete continuato ad attaccare trascinati da un superbo Ficarrotta che a un certo punto però è stato di difficile collocazione perché ha dovuto cambiare anche posizione. Sì, sì, Luca si è mosso per tutto il reparto avanzato visto che non trovava spazio e non arrivavano palloni puliti. Poi per la reazione della squadra, questa reazione la squadra l'ha avuto domenica scorsa contro il Marsala, sotto 3-1 siamo riusciti a recuperare la partita e meritavamo qualcosa di più. Oggi la squadra ha avuto, dopo che ha subito il gol, ha avuto un momento di difficoltà, però come la scorsa domenica, il secondo tempo ha avuto un grosso carattere. E questo devo fare i complimenti ai ragazzi. In una giornata dove giù è cambiato molto poco, l'aver comunque mantenuto la distanza dall'Ocri, che è la prima squadra nella zona di salvezza diretta, quanto conta, e quindi ora la prospettiva migliora nettamente per voi dopo aver superato una trasferta comunque insidiosa? Sì, sì, noi ovviamente abbiamo preparato la partita durante la settimana per cercare di venire a fare risultati qui, ci credevamo alla vittoria. Bene, poi è arrivato un pareggio contro una squadra ben organizzata in campo, siamo contenti perché siamo lì vicini all'Ocri, e questo pareggio ci dà forza e morale per affrontare domenica prossima a Cirial in casa.